Vi avevamo lasciati con la difesa dei professori, Maldini, Baresi, Costa Curta e Bassotti. Che cosa ti lasciavano? Che cosa ti hanno lasciato? Com'era il rapporto con loro quando ti allenavi insieme a loro oppure quando eri allenato da uno di loro? Ah beh, io ho avuto la fortuna di essere allenato da Baresi e Tassotti l'anno scorso e sicuramente è un'emozione grandissima perché hanno fatto la storia del Milan. Ho fatto qualche allenamento con Maldini e Costa Curta e sicuramente cercavi di rubare ogni minimo segreto loro e loro cercavano di darti consigli e ti facevano capire proprio cosa voleva dire giocare con quella maglia addosso. Perché parlavano poco, giusto? A parte Costa Curta che chiacchierava abbastanza, E qualche calcione lo tirava. ci riprendeva abbastanza, me lo ricordo, era un bel martello. Gli Sì, altri erano bastava uno sguardo degli altri silenziosi, vero? bastava uno sguardo per far capire cosa andava bene e cosa non andava bene. Il tuo ruolo, giocatore terzino sinistro più forte del mondo, probabilmente, ne parlavamo prima. Secondo te Paolo Maldini manca al Milan o è il Milan che manca a Paolo Maldini? Ma secondo me tutti e due perché sono una cosa unica, che uno appena dice Maldini pensa al Milan e appena uno dice Milan pensa a Maldini, quindi sicuramente averlo nello staff, nella società del Milan è sicuramente qualcosa di importante anche per i giocatori. Maldini mi metteva Ah no, predisposizione. certo, anch'io racconto questo, l'ho visto l'altro giorno in un ristorante e ho detto salve Maldini, perché Come comunque per salve? me era un idolo, è un idolo e quindi ero emozionato che l'altro gli ho detto salve Maldini. Passiamo a un argomento più leggero e vediamo un attimo. Da uomo di casa, dimostraci che hai un compito di responsabilità. Cosa fai tu per renderti utile nella Oh. vita di casa? Piccoli compiti, Piccoli. piccoli, sì, do una mano. Sparecchio, mi piace sparecchiare, ecco. Sì, eh? Sì, una delle poche cose che faccio è sparecchiare. No, sono bravissimo nel portare giù la spazzatura. Sono uno dei top nel portare giù la spazzatura. C'è top di lissone proprio. Top. Numero uno di lissone. Lissone Monza Brianza. Sfatare sto mito che i giocatori non fanno niente a casa, Guarda, che non aiutano la famiglia. ogni giorno divido Invece plastica, vetro, questo è tipo, il indifferenziato. fatto che non ci sia spazzatura significa che ogni giorno la porti giù, Ogni giovedì questo va giù. se no sarebbe Adesso c'è pieno. stato l'infrasettimanale, quindi è un po' vuoto, non siamo stati a casa. Le domande sono finite ora. Ora adesso viene difficile. È ora di passare dalle parole ai fatti. Adesso ti voglio vedere nel test più probante di tutti. Sicuramente una cosa che non hai mai fatto, una cosa che secondo me non sei capace di fare, ma io ti do fiducia. Ti Ti ringrazio. do fiducia e spero che mostrerai a tutti che sarai in grado di fare questa cosa. Però, ahimè, dobbiamo aspettare domani.